Fair Play. E ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Fair Play, la rubrica del lunedì di Enel Radio che vuole scoprire tutte le curiosità e le novità provenienti dal mondo dello sport sostenibile. Si deve rimanere a casa, ma si possono mantenere anche e acquisire anche stili di vita attivi anche all'interno delle mura domestiche. Questo è l'obiettivo della WISP che lancia la campagna La palestra è la nostra casa. Ne parliamo con Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della WISP. Buongiorno vicepresidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi dell'opportunità. Allora, in poche parole, in cosa consiste questa campagna? Sì, siamo purtroppo in settimane di stop forzato da ogni attività, quindi anche dalle attività sportive motorie, per cui come WISP, grazie al nostro ricco tessuto associativo, oltre 1.300.000 associati, 16.000 associazioni e società sportive, una presenza capillare in ogni angolo d'Italia, e grazie soprattutto appunto alle nostre associazioni, a tanti volontari, tecnici, istruttori, abbiamo lanciato sin dalle televisioni di stop questa campagna nazionale social, La palestra è la nostra casa. E è un po' il modo attraverso la nostra rete internet, attraverso il nostro sito wisp.it, che poi si declina con tutte le testate territoriali e regionali, sulla nostra pagina poi social, Facebook, ma anche Twitter e Instagram. Stiamo appunto ogni giorno rilanciando tantissimi contributi video che ci arrivano appunto da ogni angolo d'Italia. Sono ormai migliaia di video tutorial appunto approntati da istruttori e insegnanti WISP che si sono messi a disposizione volontariamente per di fatto offrire opportunità di sport, opportunità di movimento a tutte le persone di ogni età. Abbiamo video tutorial e contributi con lezioni di danza in tutte le discipline, ginnastiche, attività fisiche adattate, attività fisiche e attività motorie sostanzialmente per tutti. Poi passando i giorni il nostro web, ecco, diciamo così, si è arricchito anche di video divertenti, giochi per intrattenere le famiglie con grande attenzione soprattutto ai più giovani. L'obiettivo è quello per le nostre associazioni di restare e continuare in via continuativa in contatto con i propri associati, con i propri tesserati, e diciamo così anche un po' per drammatizzare queste settimane pesanti, da un lato per far rispettare, possiamo dire, in maniera divertente, ecco, le indicazioni che ovviamente ci vengono dal governo e dalle autorità sanitarie competenti. Ma proprio a proposito del restare in contatto, avete anche modo di verificare quanto è seguita poi questa campagna? Assolutamente, le visualizzazioni attraverso le nostre pagine social stanno raggiungendo veramente dei picchi che devo dire sono per noi inaspettati, e poi all'interno di questa campagna, appunto La palestra è la nostra casa, tanti nostri settori di attività la stanno declinando, ecco, con le singole specificità delle singole discipline. Ecco che La palestra la nostra casa è diventata, per esempio, per il mondo del calcio amatoriale in campo la nostra casa, per il mondo del pattinaggio. Quindi si è declinata, diciamo. È la nostra casa, esattamente, si è declinata. E poi abbiamo avuto domenica scorsa anche questo appuntamento speciale, diciamo, sempre all'interno, sempre nell'ambito della campagna La palestra è la nostra casa, Vivi Città la nostra casa, perché c'è una Vivi Città virtuale anche questa, con decine di collegamenti da ogni città d'Italia, con nostri dirigenti, con nostri tecnici, con nostri associati, con nostri atleti. È stato, come dire, il modo, come scorso 19 aprile, ecco, per correre, diciamo, virtualmente lo stesso Vivi Città, dandoci a... Diciamo che ormai il mondo virtuale è diventato un compagno inassidabile per lo sport. Ma a proposito di virtuale, comunque adesso ormai si parla sempre della fase 2, della ripartenza. Voi l'avete già pianificata? Noi la stiamo pianificando, ovviamente nel pieno rispetto di quelle che mano a mano saranno le disposizioni del governo, e anche nel rapporto ovviamente con le regioni. Ovviamente la WISP è un'associazione che è presente in tutti i territori italiani, in tutte le regioni, quindi stiamo coordinando a livello nazionale sicuramente, ecco, una fase di ripartenza che ci vedrà sicuramente pronti a partire dai nostri settori di attività nazionali, che nel lavoro anche con i comitati regionali e territoriali stanno proprio, diciamo, ideando, ecco, nuove forme di attività, ovviamente a partire da tutte le attività in ambiente, in outdoor, che sicuramente saranno, diciamo, le attività che potranno partire per prime. La WISP da sempre ha una grande attenzione allo sport, ovviamente allo sport di base, allo sport sociale, e cerca di favorire il diritto, l'accesso alla pratica sportiva per ogni età della vita. Abbiamo di fronte una stagione, quella estiva, sicuramente molto importante per tutti gli sport in ambiente, certo. Il tema della sostenibilità ritorna,
e in queste settimane c'è un grande lavoro anche da parte dei nostri comitati territoriali, delle nostre società sportive, per cercare, e dire, sarà questo possibile, ecco, di partire con un'attività importante la prossima estate a favore soprattutto dei più giovani. Acquisto, come dirà, grandissima esperienza di organizzazioni di centri estivi sportivi, e verso il 10 giugno poi in tutte le regioni terminerà l'anno scolastico, ovviamente completato in maniera particolare quest'anno attraverso le lezioni a distanza. Mano a mano che ci sarà la ripresa anche delle attività produttive, ci sarà anche la necessità, ecco, delle famiglie con i genitori che torneranno, diciamo, alle proprie occupazioni lavorative, con quest'anno sicuramente, ecco, un aiuto che non potranno quasi sicuramente avere da nonni o parenti, ecco, è che l'attività sportiva la prossima estate nella fase di ripartenza potrà dare un grande sostegno, assolutamente, ma anche ai giovani, ma anche un grande sostegno alle famiglie, ma anche un modo per far mettersi questo periodo alle spalle, diciamo. Assolutamente, proprio così lo sport potrà, diciamo noi, essere veramente un valido strumento di ripartenza per tutti noi, e anche dal punto di vista economico, perché non dimentichiamo, certo, che comunque lo sport di base muove l'economia in maniera importante, l'economia del nostro paese, e qui poi ci sono, diciamo, c'è tutto l'impegno della nostra associazione ogni giorno, ovviamente, a diciamo sostenere, ma soprattutto, diciamo così, pungolare, ecco, il governo, pungolare i decisori rispetto a tutte le misure di sostegno che già in parte sono arrivate, e contiamo che ne arrivino ancora di ulteriori per sostenere anche tutto lo sport di base, soprattutto le società sportive che ovviamente stanno soffrendo, certo, settimane di stop, stanno soffrendo anche dal punto di vista economico. Grazie, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale della UISP, per essere stato con noi. Grazie, vicepresidente. Grazie a voi, buona giornata. Altrettanto, invece.